Ciao, ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi unboxing del sito BBCraft. Questo è il pacchetto ed eccolo qui. Ho scelto un po' di cosine dal sito di BBCraft e adesso vi mostro cosa ho scelto. Questo è il ricapitolo di tutti i prodotti che ho scelto dal sito di BBCraft, sono appunto 6 prodotti che adesso vi mostro. Una piccola parentesi, per chi volesse testare e quindi collaborare con BBCraft può farlo tramite il link che vi metterò in descrizione. L'unico requisito è avere appunto un canale YouTube e avere 100 iscritti, se ne avete di più, meglio. Quindi se volete collaborare e testare i prodotti di BBCraft potete farlo tramite il link che vi metto in descrizione. Ovviamente in descrizione vi metto anche tutti i link dei vari prodotti che adesso vi mostro. Il primo prodotto che vi mostro è questo qui. Ho preso questo graziosissimo set, questo è il codice. Sono esattamente 10 mini tele con dei piccoli cavalletti. E adesso ve li mostro. Io già ne ho aperto uno, eccoli qua. E appunto la tela fatta in questo modo. E questo è il cavalletto, in questo modo. E poi va ovviamente messa la tela così. Voglio andare a decorare queste piccole tele per andare a creare qualcosina di carino e interessante. O con la pittura oppure con la resina, perché no? E quindi aspettatevi un tutorial di resina. Quindi questo è il primo prodotto che ho scelto, poi ci sono tante tante piccole tele e mini cavalletti di legno e questo è il primo prodotto. Poi il secondo prodotto che ho scelto dal sito di BBCraft è questo. Questo è il codice. Sono dei cabochon in porcellana, adesso ve li mostro perché ne sono tantissimi e sono tutti dei colori stupendi, uno più bello dell'altro. Ok, la confezione è bella. Eccoli qui, sono davvero uno più bello dell'altro. La misura è 13x10 mm e sono davvero graziosissimi. Questo è quello grigio, poi c'è questo celeste, davvero molto carino. Poi c'è bianco, sempre se mette a fuoco il telefono. Ehi, bello, metti a fuoco, eccolo qui. Poi c'è questo marrone che è anche bellissimo. Questo è color ematite. Questo color pesca. Questo che è una sorta di beige tendente appunto all'oro, c'è questo verde, questo qui carinissimo che è una sorta di celeste tendente un po' più che vira un po' a lilla, poi c'è questo che è una sorta di color ciliegia, questo pesca. Sperando che li sta mettendo tutti quanti a fuoco, ok. Questo verdino molto molto bello, mi piace davvero tanto. Poi c'è giallo, arancio e infine il mio amato viola. Davvero molto molto belli. Sono all'incirca esattamente 375 pezzi di cabochon appunto da 13x18 mm. Io non vedo l'ora di realizzare qualcosina con questi cabochon. Ovviamente oltre ai cabochon ho preso anche altre cosine per andare a fare appunto un tutorial di perline, questi li accantono e vi mostro cosa ho scelto appunto per quanto riguarda le perline. Allora ho preso le Half Tila della Miyuki ed eccoli qua. È un colore davvero spettacolare e pensavo appunto di andarlo a aspettate, eccolo qui, di abbinarlo appunto a uno di questi colori qui di cabochon. Questo è esattamente il colore 599, è l'Opaque Antique Rose Luster e all'interno la bustina è da 10 grammi, sono all'incirca 250 half tila. Le half tila sono fatte in questa forma qui con due fori passanti.
e non vedo l'ora di sperimentare con queste perline. Le ho prese anche queste qui, questo invece è il 412 FR, è il matte opaque turquoise green AB, e ho preso queste qui, che come vedete sono leggermente un po' più piccine, non so se si nota in videocamera la differenza, sì, si nota, queste sono un po' più larghe e queste sono un po' più affusolate. Ho preso appunto queste due bustine di perline Miyuki e poi ho preso, credo che andrò a fare un paio di orecchini, ho preso anche questi perni molto molto carini, questo è il codice e sono esattamente 20 pezzi. Questi orecchini sono carinissimi, io credo che li indosserò anche così perché la mia fissazione per i cerchi ormai è ben nota ed è carinissimo. Volendo poi dopo lo si può lavorare anche con il wire, questa tipologia di orecchino, oppure pensavo anche di aggiungere una piccola goccia, un cabochon in resina, così da creare degli orecchini molto carini e estivi, oppure come nel mio caso andare appunto a decorare e a realizzare un modulo con questi cabochon, appunto utilizzando anche la foltila se riesco, e andare a realizzare un orecchino un po' più elaborato. E ovviamente siccome questi qui non presentano la farfallina sul retro, ho preso anche le farfalline, queste sono in acciaio, questo è il codice e ovviamente queste le prendo sempre perché sono stracomode e quindi le ho prese nuovamente. Tengono benissimo, le ho utilizzate anche io personalmente perché, come vi ripeto sempre, tutti i prodotti che prendo dal sito di BBCraft, che siano appunto minuteria, perni e quant'altro, li vado a testare per prima sulla mia persona in modo da darvi un feedback veritiero. Questa è la scatolina che viene data appunto con i perni, la trovo comoda, così i perni restano belli coperti all'interno della scatolina, e questo diciamo è tutto il materiale che ho scelto dal sito di BBCraft. In questi giorni ho tantissimi video da registrare, sia di resina e sia di perline per le varie collaborazioni. Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!